Salve a tutti amici di YouTube, e oggi siamo qui insieme a Davide Bellocchio. Che faccia da cazzo sto facendo io? Comunque, per fargli qualche domandina ovviamente generica, visto che stiamo aspettando i turni. Allora, Davide, qual è stato il tuo miglior result ever? Vinto il campionato europeo nel 2007, e direi che la qualificazione al mondiale sicuramente è stata l'apice della carriera. E poi al mondiale si è qualificato? Al mondiale purtroppo perso l'ultimo turno in bolla contro Andrea Storo, che poi vincerà il mondiale di quell'anno. Mannaggia. E avevi l'Europa l'avevi vinto con no, giocavo Destiny Robin Down, il famoso Mr. T. Il Mr. T, sì, giusto, è vero. E invece, qual è la tua carta preferita di tutti i tempi? Tutti ci vanno sempre la stessa faccia, non lo so. No, beh, ce ne sono tante. Probabilmente è un pari merito tra il Mago del Caos Nero, e The Mock e il Cacciatore Cecchino. Ovviamente no, Cacciatore è ancora bandito, non è bandito. Quando mai lo stato? Non l'è mai stato? Figa, se sono fuori di testa. Sì, vabbè. Sì. Non l'hai mai stato, e invece il mazzo preferito? Il mazzo preferito sicuramente il mazzo eroe. Eroe, sì. Ma eroe vecchio stile o eroe? No, eroe vecchio stile. Beh, senza citare il Destiny Hero con cui ho vinto, sicuramente il mazzo eroe in generale, Malicio, Stratos, Discommando. Le cose belle, diciamo. E invece, dacci un tuo parere sul meta attuale. Ti piace? Come lo trovi? Il meta attuale non è diverso dagli altri. C'è il mazzo che domina e tutti gli altri intorno, che è Necroz. C'è il mazzo più forte in assoluto. E invece secondo te post cross? Come la vedi? In uscita sicuramente ci sarà emergeranno tanti altri mazzi. Beh, comunque ci sono dei validi supporti, sì, per contrastare, sì, Necroz, sia per TA, sì, sì, soprattutto per Shadow. Shadow è molto forte quella. L'anomaly. No, ci è arrivata prima la notizia che gli hanno dato un nome stranissimo, tipo, comunque. Vabbè. No, no, molto molto forti. Infatti contrasteranno molto bene Necroz. Sì, beh, alla fine si deve parlare con Valkyrus per riuscire a toglierla, quelle cose lì. E invece, secondo te, è meglio testare online sui simulatori Yu-Gi-Oh! Pro DN oppure testare in real? Beh, allora, DN è sicuramente un grande aiuto, perché si può testare comodi da casa, si può testare con persone che non sono vicine a te. Beh sì, si può giocare con tutte le carte che si hanno, però giocare dal vivo è tutta un'altra cosa, perché giocare con un simulatore è sempre al calcolo delle probabilità. Il computer è stato creato per avere certi tipi di possibilità. Beh sì, ma poi comunque alla fin fine non è mai un test veramente realistico. Infatti io ai tempi con gli amici avevo usato un sistema che facevo, creavo tutti i mazzi con delle proxy e li usavamo tutti realmente. Allora il test migliore. Quindi vabbè, poi penso anche conti l'aspetto psicologico, nel senso, alla fine sì, perché comunque dal vivo riesci a fare magari giocate, far intuire qualcosa, far abboccare tra virgolette l'avversario, esatto, sì. Tutte cose comunque importanti nel gioco. Sì, sì, mind trick famosi. I trick. E invece, secondo te, qual è l'importanza del team, o se invece non è importante, stare all'interno di un team e avere persone che ti supportano, ti aiutano? Allora, stare all'interno di un team è sicuramente una cosa importante. Beh, noi comunque sappiamo che tu eri nell'Arcana, nel Supremacy, prima ancora, non lo so. Sono stato nell'Odyssey, sono stato in veramente tanti team. C'era anche, forse, se non ricordo male, il coso. Dio santo, non mi viene il nome. Forse è meglio così. Va bene, sì, lo United We Stand. No, quello non ci sono mai stato dentro. Colpa mia, ricordavo male. No, ricordavo più male. Sono stati veramente tanti team. Citerei solamente l'Arcana, perché negli altri sono rimasto veramente veramente poco, quindi toccata e fuga. In alcuni non ho mai fatto neanche una presenza, quindi direi era il tipo onorario, membro onorario. No, sono stato
stato all'interno, ma non sono mai stato veramente all'interno, quindi direi che non è citabile nella... Quindi per te l'importante è stato l'Arcana, sì. L'unico mio vero team, ho fatto con gli amici, ho fatto con giocatori che hanno anche ottenuto dei risultati, come team, come singole abbiamo anche ottenuto risultati insieme a quei test eccetera, e citerei un giocatore che ha vinto l'Europeo, anzi scusa, è arrivato terza all'Europeo 2 anni fa, grazie anche al lavoro fatto in squadra sicuramente. Quindi direi che abbiamo ottenuto anche dei buoni risultati. E invece come ultima domanda, che consigli hai da dare ai novizi, ai player che hanno cominciato da poco? Per iniziare e darsi al gioco competitivo ci vuole intanto molto molto playtest. Bisogna sapere conoscere tutte le carte, conoscere tutte le strategie, e questo si affina con il tempo, con l'esperienza. Diciamo che bisogna maturare tanta esperienza nei tornei e il cash. Il cash è molto importante, sì. Forse è il primo elemento da avere, perché senza un mazzo senza un mazzo forte non si va da nessuna parte. Anche se si può creare dei anti-meta divertenti e competitivi anche senza molte idee. Più volte abbiamo visto pro player fare top con mazzi apparentemente stupidissimi. Beh, però non per cominciare. No, beh, ovviamente. Non puoi invertarti un mazzo all'inizio. No, ovviamente. No. Cioè, devi metterti in mente di avere l'esperienza, anche perché se all'inizio non hai un mazzo veramente forte, no. Cioè, se hai il mazzo forte ma non sei capace di giocarlo, non puoi andare da nessuna parte. Quindi, prima cosa, esperienza. E beh sì, ovviamente. Anni e anni di gioco. E niente, direi che basta così, ringraziamo Davide Bellocchio per l'intervista. Grazie a voi. Mettete mi piace come sempre allo starnuto di Cava, Zaul, come ha fatto lui. Come ha fatto lui e anche lui. Davvero? Sì. Mi raccomando, mettete mi piace. E iscrivetevi al canale YouTube Team Cavazzaus, dove potete trovare tutte le altre interviste, i vari player, quella di Davide, quella di Ska, quella di Bellantone eccetera, che caricheremo, perché qua la trasporcizia che carichiamo noi. Quindi da Arcore, da Tarla ed Ema, il maestro che è in giro, è tutto. Maestro perde e ciao a tutti, a un prossimo video. Non giocate contro di lui che scula.